tra l'altro i lavoratori proprio oggi a Fiumicino sono in assemblea e domani hanno deciso una manifestazione davanti al Parlamento e davanti a Palazzo Chigi e chiedono giustamente che il governo intervenga. Questa non può essere una trattativa lasciata semplicemente in mano alla nuova società. La nuova società non può pensare di dare un calcio ai contratti nazionali o alla contrattazione e addirittura a non prendersi impegni precisi sia sul piano industriale sia sulle assunzioni che devono essere fatte. E come in tutte le situazioni delicate, serve anche che ci sia una strumentazione di ammortizzatori sociali che permetta sia la formazione, sia il fatto che nel tempo tutti questi lavoratori hanno garantita l'occupazione. Noi non abbiamo nessuna intenzione di usare soldi pubblici per firmare dei licenziamenti. Noi vogliamo usare in modo intelligente i soldi pubblici perché ci sia un piano industriale di rilancio serio di tutta l'attività aeroportuale nel nostro paese e che di nuovo il nostro paese sia in grado di poter essere a livello di quello che sta succedendo in giro per il mondo. E per questo è importante che venga chiarito che non è quello il metodo con cui fare le trattative, le modalità, e si sta chiedendo che il governo scenda in campo con i ministeri e con chi è responsabile, perché stiamo discutendo di un pezzo molto importante di futuro e allo stesso tempo diventa importante anche il rispetto dei contratti e dei diritti delle persone che lavorano.